Si continua a scavare, come vedete alle mie spalle, qui nell'abitazione in via Cavour a Loreto a Prutino, dove questa notte intorno all'1.30 circa si è sprigionato un incendio domato con difficoltà dalle squadre dei vigili del fuoco di Penne e di Pescara. Un lavoro un po' complicato vista la stretta, le strade strette del centro storico della cittadina vestina. All'interno la possibilità che ci sia una persona che viveva qui, così come ci ha detto il sindaco Gabriele Starnieri. Sì, c'è stato un allarme, erano 1:30 e 3 squadre di pompieri già prima delle 2 erano operativi, una squadra di Penne e 2 di Pescara, che lavorando alacramente diciamo, hanno comunque domato le fiamme, ma come potete ben vedere tuttora diciamo, ci sono dei piccoli focolai. Purtroppo si sospetta che ci sia la presenza di una persona che non riusciamo a rintracciare, che lui era l'abitante da prima del terremoto, perché qui si tratta di una casa inagibile, però lui era ospitato da diversi amici qui a Pescara, ma a volte preferiva trattenersi qui nonostante le raccomandazioni di non farlo, lui aveva avuto lo sfratto. E purtroppo nessuno degli amici non siamo riusciti a ritracciarlo. In questo momento i carabinieri stanno cercando di rintracciare gli ultimi agganci delle cellule e del cellulare. Dopo l'ispezione di questa notte è stata rifatta un'ispezione un po' generale dove è possibile adesso con il giorno. Adesso si è deciso di continuare a scavare sotto le macerie, sono stati dei crolli. Che dire, attualmente c'è un disperso in seguito a questo incendio. Ringrazio i pompieri che hanno lavorato con l'abnegazione che gli è solita, con il coraggio che gli dobbiamo riconoscere. Quindi un grazie a loro e speriamo che questo residente sia in giro e non qui in questa casa, una casa della tragedia.